partiamo dalla lavorazione dei diamanti, dei gioielli, e poi dalle luci e dalla meravigliosa serata che Mercedes con dei partner importanti offre questa sera alla vigilia dell'Expo e soprattutto a una Milano che sta diventando davvero un luogo in cui bisogna essere. Che cosa vogliamo dare? Qual è il messaggio di questa serata che Mercedes vuole dare all'Italia in questo caso? Secondo me il messaggio è che l'Italia è molto più che la parte negativa che si sta parlando di artigianato, eccellenza, lusso, anche lusso moderno nel senso positivo, non lusso troppo ostentoso. Quindi quello ho imparato in Italia da 4 anni e quindi anche noi per costruire le macchine impariamo tanto, abbiamo il nostro centro design qua a Como, perché beh, gli italiani sono appassionati di motori da sempre e ne hanno insomma dimostrato anche un po' di capacità e intelligenza. Che cosa vorrebbe prendere dall'Italia la Mercedes e che cosa vorrebbe dare? Sicuramente lo stile, il design, quello a Milano. E che cosa sa dare Mercedes al mondo dell'auto, non solo in Italia? Forse quello che un italiano si aspetta dai tedeschi, la precisione, la qualità e fidabilità. Insieme a Mercedes c'è Pommery Champagne, che ovviamente certamente, e io anche ad ascoltarlo e a ripeterlo, perché il brand è importante in un mercato competitivo come quello delle bollicine di grande qualità. Esattamente, noi siamo un punto di rottura, nel senso che lo champagne in Italia è sicuramente una lunga, una grande tradizione. Noi ovviamente abbiamo un mercato fortemente competitivo con i grandi metodi classici italiani che giustamente si presentano sul mercato da tempo. Però lo champagne ha sempre quel fascino, sempre quella particolarità, quella caratteristica che da sempre fa sì che l'Italia sia considerato uno dei mercati più importanti, dei mercati di riferimento. Pommery è una, diciamo, dei players, degli attori. Noi abbiamo aperto la filiale da pochissimi anni, però siamo assolutamente combattivi, presenti e soprattutto ben consci, ben consapevoli di portare un messaggio che è quello della gioia. Qual è il concorrente più spietato, più pericoloso in Italia e qual è invece la sicurezza? Non si può dire. Qual è la zona di produzione dell'Italia che può preoccupare? Sono due realtà diverse. Il classico champagne sono due realtà diverse. Anche secondo me. Non si deve dire, non si può dire. Bisogna avere la forza, la consapevolezza di essere capaci di promuovere se stessi in un contesto effettivamente difficile. Beh, questa sera il contesto è lo stile, l'eleganza, l'ospitalità, il design, la luce, come abbiamo visto nell'invito, ma anche nella disposizione, nella creatività di questa serata. La brillantezza, grazie del gancio. La brillantezza non può che andare a un marchio italiano che è Damiani, che presenta che cosa? A parte la meraviglia, venga con me, perché voglio partire da qua, dalle mani e dagli strumenti di questo signore, di questo artigiano dello splendore. Ma è semplice, basta, visto che lo filma, la cosa migliore è sempre vederle, esatto, direttamente queste cose, per cui per noi queste sono anche delle ottime opportunità per far capire e far visionare davvero da un pubblico poi di un certo tipo la nostra artigianalità che tuttora da ormai 90 anni si tramanda. Perché questo è qualcosa che forse non è sufficientemente conosciuto, cioè dietro a un brand, a un marchio, anche che diciamo nell'immaginario collettivo può sembrare, mi consenta il termine, può sembrare meno artigianale o comunque può sembrare per la diffusione che ha e la fama che ha industriale, invece c'è la stessa cura del dettaglio di un piccolo orafo di grande qualità, è così? Assolutamente così, ed è per questo che noi amiamo fare queste attività, perché chiaramente è uno dei, forse degli unici modi per poter dimostrare questo che lei ha appena detto. E tra le altre cose per noi è motivo di vanto, perché comunque siamo una delle aziende che nasce, cioè il mio nonno nasce come lui stesso come artigiano,
e quindi noi diciamo che come tradizione ci portiamo dietro 90 anni di storia, ma proprio anche di esperienza. Beh, questo è bello, no? Questa è la caratteristica di un po' dell'italianità di qualità, che è fatta sia dal gioiello, è fatta dalla capacità della costruzione di certi manufatti, che possono essere scarpe, borse, pelletteria, cioè quegli elementi, quei materiali di lusso che poi danno soddisfazione in tutto il mondo. Assolutamente, sì, noi ci puntiamo tantissimo, per noi è importantissimo far conoscere questa, ripeto, questa nostra artigianalità, questo nostro handmade in Italy, che effettivamente viene apprezzato tantissimo nel mondo oggi. Grazie, chiudiamo con le immagini della capacità Orafa e della capacità e anche giusto, no? Nella qualità italiana c'è il risotto. Grazie, buona serata.